Allora, come nasce e qual è la ricchezza del cammino di Santa Barbara? Intanto il cammino nasce dagli stessi volontari che si sono battuti un anno sottoterra per far nascere il Cammino Miniere di Santa Barbara. E dunque diciamo che il cammino si pone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-culturale, ambientale e anche religioso diciamo, della passata attività mineraria, che come sappiamo è stata una grande, lunga epopea millenaria che ha caratterizzato il territorio e ha dato un'impronta identitaria alla popolazione di questo territorio. Quindi oltre a panorami sicuramente molto affiato, cosa offre in realtà? Quali sono le caratteristiche che rendono unico questo cammino? Beh, lo rende unico prima di tutto il fatto che si cammina sulla terra più antica d'Europa. Siamo su rocce che ospitano tra l'altro le mineralizzazioni, i giacimenti minerari, su rocce che sono formate 550 milioni di anni fa. E poi camminando su queste rocce, in questo territorio, raggiungendo tutte le miniere, si ha la possibilità di osservare e di ammirare e le testimonianze di 8.000 anni di storia dell'uomo in questo territorio, dal ripari sotto roccia alle Domus de Gianas, alle grandi strutture megalitiche della civiltà nuragica, alle strutture importanti di età fenicio-punica, fino ad arrivare ai grandi villaggi minerari dell'era industriale. Secondo lei si potrebbe fare un parallelo con il cammino di Santiago? Beh, certo, si può fare, nel senso che però il nostro, quello è un cammino più strettamente religioso, anche se poi dalle interviste fatte ai pellegrini che vanno a Santiago risulta che soltanto un 25% lo fanno per motivi strettamente religiosi. Tutti gli altri lo fanno per tante altre motivazioni, che sono molte volte anche personali, che sono quello di ritrovare se stessi, di incontrare gli altri, di avere un contatto con la natura. E da questo punto di vista, in particolare quest'ultimo punto di vista, il Cammino Miniere di Santa Barbara ha un valore storico, culturale e ambientale e direi anche paesaggistico. Questa è la cosa importante perché se vuole, visto che mi ha spinto a fare questo paragone, il nostro cammino, a detta di tutti, è più bello di quello di Santiago, insomma, dal punto di vista paesaggistico. Ci sono delle novità per il 2022? Beh, il cammino sta andando avanti molto, molto velocemente, insomma, assieme ai pellegrini, agli escursionisti, aumentano anche la voglia diciamo, di estenderlo questo cammino, visto il successo che stiamo avendo. La notizia importante di questi giorni è che il Consiglio regionale ha stanziato i primi finanziamenti per dare avvio alla costruzione di altri 3 cammini in Sardegna, nelle altre aree minerarie dismesse della Sardegna, che sono stati anche quei cammini progettati dai volontari dell'Associazione Pozzo Sella e poi, come è stato fatto in questo caso, offerti gratuitamente alla fondazione perché li potesse sviluppare. Dunque, c'è questa implementazione perché più cammini non si fanno concorrenza tra di loro, più cammini attirano più pellegrini e dunque bisogna farne tanti perché proprio nel caso di Santiago, fino al 2000, i pellegrini erano 40-45 mila. Con la realizzazione di tanti altri cammini voluti dalla regione, da tante regioni spagnole, in particolare anche di quella di Santiago, della regione della Galizia e dello Stato spagnolo, in 20 anni i pellegrini sono passati da 40-45 mila a 400 mila. Dunque c'è un'esplosione di pellegrini, per cui penso che questo sarà un progetto molto importante che comunque ci consentirà di realizzare un brand identitario dei cammini minerari della Sardegna con la caratterizzazione, diciamo, appunto, identitaria e religiosa legata al culto di Santa Barbara che è presente in tutti questi cammini. Grazie mille. Grazie a lei.